33 minuti dopo le 21, questa è Radio DJ, lunedì 16 di gennaio. Pronti a cominciare? Pronti? Prontissimi, Lisa. Com'è il microfono? No, lì? No, qua va bene. Poi, tra l'altro, parti con questo numero. No, parti con un numero importante: 33 minuti, 3 è il numero perfetto. 33 le vetrine di. Cos'era? Asta Damiano? No. Sì, 33 erano soprattutto gli anni di Cristo, infatti, cioè tanti anche 33. I trentini forse. I trentini che entrano in Trento, trotterellando, insomma, è un numero importante il 33. Diciamo 33 gli anni di Cristo quando ha trotterellato davanti ad Asta Damiano. Ecco, questa qua toglila dopo nella. Senti, io più che pronti, Linus, sono attenti. Attenti? Eh sì, perché pronti, attenti, bene. Via. Ma scusami, avete, ma perché bisogna dire 33 come 33 giri, eh? Bravo! Ah, vero, perché lo devo 33... ricordare io a voi che fate i musicisti. Ma anche il dottore non è dica che... 33. Dica 33. Esatto. Comunque i giri erano 33 e un terzo. È un terzo, comunque, bravo. Che numero banale. Ma Linus, 16 gennaio. 16. 16 gennaio. 16. 16 gennaio, cosa intendi? Intendo il mese più freddo dell'anno, giusto, che noi siamo pronti a riscaldare con un'altra puntata di Cardialmente Gigioneggiavo. Però prima, per darvi un po' l'idea, il meglio della puntata precedente. Cordialmente! Sale sul palco, abbracciaglio, bacia e è intervenuto prima il nostro tecnico. Cardialmente Gigioneggiavo. Se vuoi parto con una battuta così, ma proprio sì, a livello sì, basso. Sì, sì. Sapete qual è il gruppo musicale, diciamo, storico che i tifosi di calcio amano di più guardare? Vai. Eagles. Dopo San Silvestro c'è la notte di Santitti, certo, anche. No, è San Silvestro, San Gatto, San Maldestro. No, yeah. Io mi chiedo spesso cosa stiamo noi a fare qua. È tempo cosa perso. Ci stiamo a fare? Tempo perso. Ecco, andiamo via, ciao, ciao, buonanotte, grazie, 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 ciao, 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 ciao. Palati amari, questo è il titolo della prima poesia. Quel delizioso ristorantino sul lungomare, ahimè, non c'è più. Una mareggiata l'ha spazzato via e la clientela da allora è amareggiata. Marocco Catapec, come si chiama Obama? Catapec! Gode o soffre? Cosa soffre. Soffre! 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 Sempre piaciuto, sempre piaciuto, come la dalla battuta. Sempre piaciuta! Malgioglio si freddi, chi non è Bulicio? Si freddi! Ancora! Marte o Giove, qual è il pianeta rosso? Ma va che ma va! Sale, crosta, pepe, sale, pepe, sale, crosta, pepe, sale, pepe, sale, pepe, sale, pepe, sale, pepe, sale, pepe, sale, crosta. Il grande maestro di arti marziali quanto picchia, il santone indiano Mi piace la fic, sostiene che molta energia vitale può scaturire dalle nostre mani, ma non ne conosciamo i segreti. Per questo il maestro insegna alle sacerdotesse la tecnica della seca. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Allora, la scorsa puntata si è chiusa sulle note dell'inno di questa piccola repubblica che sta all'interno dell'Italia, cioè la Yellow Submarine. Sì. In attesa di sapere come si chiuderà la puntata di oggi, certo, cominciamo con la sigla ufficiale. Va ora in onda. No, scusa, io sto ancora applaudendo per questa battuta. Guarda, prego. Io non lo sapevo, ma sono andato a vedere i dischi. Il brano dei Beatles è l'unico che ha edizioni titano. Stranissimo, di tutta la discografia. Chissà perché, poi si vede che avevamo fatto proprio una roba apposta per la Repubblica. Che lingua si parla a San Marino, tra l'altro? Il sammarinese. Tipo, fammi un esempio. Ciao. Poi Bordeaux. Ho già sentita quella lingua. Dalla città posta al centro della pianura padana. Una città nota per i suoi traffici commerciali, i suoi traffici leciti, i suoi traffici illeciti, ma soprattutto per la radiofonia, per la qualità della sua radiofonia. Grazie, Elio. Che ultimamente è migliorata moltissimo. Perché? Perché si sono potute piazzare delle antenne più in alto. Ma perché si sono potute piazzare delle antenne? Ma in alto tipo dove? Più in alto, sulla cima del grattacielo più alto del nuovo skyline. E come le hanno piazzate queste antenne? Le piazzate? Come le hanno piazzate? Posizionate? Non so, aiutami tu, Linus. Beh, con l'elicottero, no? No, guarda che hanno usato una tecnica avveniristica. Come la Minami, cioè da sotto. Praticamente l'antenna l'hanno infilata dentro il grattacielo da sotto, poi hanno messo un'altra antenna, zuc,
un'altra cosa, ah, finché è sbucata sul tetto. Ah, come le matite, okay, proprio. Cioè, esattamente. Come la grande mina. Cioè, io sapevo, sai, i soliti sprechi agli italiani, che quando hanno cominciato a erigere, le, insomma, a, a mettere giù le fondamenta della torre, c'era già l'elicottero in volo pronto con su. Che aspettava. Che aspettava. Ed è stato lì. È stato in volo continuativamente per quattro anni. Quattro anni, tu pensa lo spreco di risorse pubbliche di benzina. Ma pensa che il pilota, però, che persona, eh? C'è, bravo, uno che quando lavora, lavora e non ha mica abbandonato l'elicottero. Esatto, esatto, bravo. Anche perché era un po' scomodo. Prego. Milano, una città non ipocrita, una città dove quando fa caldo fa veramente caldo e quando fa freddo fa veramente freddo. Bravo. E in queste ore fa veramente freddo. Quello, cari amici, in diretta nazionale e internazionale, quasi dappertutto tranne che in uno stato che però non vi dico, sta per andare in onda Cardialmente Gigio Reggiavo. Ragazzi, segnatevi questa puntata, perché non soltanto vivrete le emozioni nuove che ogni puntata sistematicamente vi regala, vi dona, vi offre, vi propone, vi presta, anche vi presta anche, ma rivivrete insieme a noi un momento particolarmente toccante. Adesso chiudete gli occhi, fate finta che sia sempre un lunedì sera, ma che non siamo nel 2012, no, torniamo indietro fino al 1993. Con la E milanese, però. 93. Ma questo è l'inizio di Cardialmente. No. La sigla di cosa? Sì. Questa sarebbe la sigla. Vabbè. Radio DJ e gli Elio e le Storie Tese vi invitano all'ascolto di Cordialmente Pista di Lancio. Forse. Vabbè, noi abbiamo preso quella prova che avevi fatto, li ho messi in onda come se fosse una sigla. Non va. Ho un attimo forcato la mano. Perché siamo amici, va bene, stiamo insieme, stiamo allegri, si scherza. Ma non è un motivo per approfittare del tempo. Non è un motivo per dire adesso allora andiamo in onda. Allora vuol dire io sono sicuro che tu un giorno mi ringrazierai, non te ne pentirai, vedrai. Perché tu hai avuto magari delle esperienze traumatiche da piccolo. Sto fatto di Richard Gere perso nel Tibet. Come fai a imbastire una trasmissione con Richard Gere perso nel Tibet? Hanno ammazzato Pablo Escobar. È attualità. Abbiamo visto Beppe Grillo insieme prima, eravamo tutti d'accordo, facciamo una puntata polemica. Ma chi è questo? Anche noi ce la prendiamo. Non è un buon motivo per mortificare così le persone, perché noi siamo venuti qui con la migliore intenzione. Faso, almeno tu che mi sei vivo. Cesareo, dai, per favore. Mangoni, dai. Ma no, di qualcosa. Tu, vedi, ci stai trattando un po' così, guarda, mi fai piangere il Sergino. Io vi chiedo solo una cosa, facciamo una prova, facciamo questo programma di prova. Va se bene. Viene male, poi giovedì prossimo ognuno fa qualche cosa. Ok, allora va bene. Ma è la compressione o faceva veramente vomitare come sembrava a me? Allora, un misto dei due. Diciamo che il file originale era probabilmente. Dove l'hai recuperata sta roba? Ma bisogna dire grazie, possiamo dirlo, alla grande rete, nel senso che non mi ricordo più dove è stato recuperato. Diciamo che fluttua. Nella rete. Diciamo che fluttua. Sai, quando peschi. Quando peschi, che prendi tutto il pesce e poi in una maglia della rete c'è una roba che si è impigliata, una scatola. Qui c'era un vecchio scarpone. Sì, credo che il pescatore a strascico Marok abbia parte in causa di questa cosa. E poi molto bello perché ci sono gli delle Storie Tese, sì, con la voce un po' più giovanile. Però tu c'è una e voce poi c'è un pazzesca. Altro. C'è uno che. Ah, Lino, scusa, tra l'altro te volevo chiedere. Non fate commenti, sono già abbastanza mortificato non di me. Non ricordo, ragazzi, chi fosse il conduttore. Non voglio saperlo. Piuttosto mi piace molto il riferimento all'attualità vintage. Allora. Richard Gere perso nel Tibet. Sì. Possiamo consolare quelli di 18 anni fa dicendo che poi lo hanno ritrovato. Certo, esatto. Dopo 12 anni, tra l'altro, perché sai che hanno fatto anche il film 12 anni in Tibet. Sì. Sì. E poi era appena morto Pablo Escobar. Esatto, qui non possiamo consolare i fan di Pablo Escobar. Perché è morto veramente. Perché è morto veramente, purtroppo fatevene una ragione. Ma ci sono altre chicche altre nascoste fra. Faremo in modo che non le possiate ascoltare. Dopo questa canzone, le poesie ermetiche di Hermes Palinsesto. No. E la domanda è: come avranno fatto oggi? Te lo dico dopo. I
Proclaimers con I'm Gonna Be. Questa è Radio DJ, cardinalmente Gigi Oneggiavo. A parte il fatto che abbiamo avuto anche delle indicazioni sul vero significato del termine gigioneggiare, cioè l'etimologia di questo termine, ma la teniamo per dopo, perché adesso in termini di parola scritta c'è quella scritta. Non so neanche se definirla in questa maniera. Pensata, trasmessa, vergata. Tramandata. Come si fa a vergare, Sergio? Beh, allora, considerando che Verga è uno, è oltre ad essere un grande scrittore, ma Verga è anche sinonimo di membro, sì, si potrebbe scusare l'inghiostro bianco, però ci vuole il voglio nero. Verga i malavoglia li ha vergati a tutti gli effetti, perché lui è il numero uno in questo, è stato il numero uno in questo caso. Pensa quando aveva l'ispirazione, diceva: ah, sì, malavoglia, malavoglia. Già il nome è un po' arrapante in sé, malavoglia. Vedi che osserva di poi. Quindi com'è andato a Faso questa guarda, volta? Guarda, devo raccontarvi sto fatto strano, perché fino a stamane... Mettiamoci comodi. No, sì, esatto. Sì, a stamane dicevo, oh, non mi ha mandato le poesie, perché di solito è nel weekend, magari il venerdì... Cioè, lunedì mattina ancora niente? Niente, dico, oh, magari ha avuto un problema, non so, non è respirato... Prima o poi, no? Mi sveglio, niente, vado in bagno a lavarmi i denti, guardo nella vasca da bagno e vedo una scena stranissima. Allora c'era nella vasca da bagno una barchetta di carta riversa sul lato, sul fianco, sul fianco, e sull'asse del cesso, che è lontanissimo dalla vasca da bagno, il comandante, un omino di Lego vestito da comandante. E io al momento dico: ma cos'è questa cosa, non capisco niente. Prendo la barchetta, che ovviamente sai, poi si bagna la carta, la apro e dentro c'erano le poesie, ma semplicemente, ma però come io ha voglio fatto, sapere che fine ha fatto il comandante a quel punto. Niente, si è tuffato. Ha tentato la fuga nel cesso. Era sulla classe del cesso in relax, ma non si capisce. Ma senti, ma quindi praticamente la barchetta di carta era lì per fare un saluto a quello che faceva il bagno? Può essere, o so, a quello che era successo. Non so, forse un omaggio o un disomaggio, se vogliamo. Esatto, non si capisce. Un saluto alla paperella. E le poesie erano tutte bagnate. Quindi. Tutte bagnate. E come le hai asciugate poi? Col calorifero? Col phon. Però proprio con il vento. Col vento. Sono andato dove tira il phon e l'ho fatto asciugare. Allora, quattro poesie ermetiche anche questa sera, incardinalmente. La prima si chiama Prima del concerto. Ah, ehi, cantante, che fai? Scaldo le corde vocali? Scaldo le corde vocali. Ah, cioè non poteva fare. No. Prima del concerto 2. Ehi, cantante, adesso cosa fai? Scaldo le corde consonanti. Cazzo. Allora, faccio mia colpa perché ho bruciato la poesia. No. La mia ansia di essere simpatico. In realtà, non è successo sei niente. Sei solo ad averla capita, quindi. Mi dispiace. Massimo rispetto. Il lavoro dell'uccello predatore. Falco pellegrino, maestro dell'aria, ogni giorno spicchi il volo in caccia di prede per nutrire i tuoi piccoli. Ricorda però, prima di cominciare, devi timbrare il cardellino. Poveretto, c'è una preda. Ma è un po' tipo il bestiame che viene marchiato, quindi? No, lo usa, cioè lo prende, lo cattura, lo uccide, lo timbra. E poi va anche a prendere altre prese, pazzesco. La natura è crudele, comunque. È dura così. A tavola con fede. Da bambino, prima di mangiare, dicevo le preghiere. Mia mamma, purtroppo, ha sempre cucinato malissimo. Ah, quindi è per questo. Speriamo che oggi mi arrivi una pasta in bianco. Speriamo. È arrivato il panino, Civas? Non ancora. Niente, niente da fare. Quest'ora della sera alle 10 di sera, 9:30 mangi un panino. Ragazzi, perché non si mangia alla sera? Certo che si mangia. Ma a Roma si stanno sedendo a tavola adesso. Maurizio supplente, recuperi il significato del termine gigioneggiare? Così almeno lo spieghiamo anche agli ascoltatori. Ho una battuta. Sai che cosa mangia una tigre quando ha fretta, che non può andare a tavola? Un formaggino tigre. No, un uomo sandwich. Bravo. Bella. E questa è bella droga. E questa è bella. Bravo. Beh, questa fa il paio con mio figlio, il piccolo, che andava da piccolo sempre sull'uomo pattino. Papà, voglio uscire con l'uomo pattino. Io pensavo fosse un suo amico. No, è uno che lo porta, uno dei pattini che lo tiene in braccio. Un supereroe. Allora, il significato gigioneggiare ce lo spiega bene l'autorevole e abbronzata voce di Carlo Conte. Prego. Gigione nasce dal teatro, in una farsa rivista dell'Ottocento, di fine Ottocento, di Ferravilla. Il Minestron è il titolo di questa rivista, che descrive un'operetta dove c'è questo cantante poco dotato ma molto soddisfatto di sé, che parla sempre di trionfi mai avuti nella realtà.
E il nome di questo personaggio appunto era Gigione, di questo cantante, ebbe molto successo e Gigione è entrato nel linguaggio comune proprio per definire una persona presuntuosa e vanitosa. Grazie Carlo, che mi bello. Chiedevo soltanto prima di mettere una canzone se Topo Gigio sì. gigioneggiasse. Sì. È vero, come farebbe a gigioneggiare? Diventerebbe Topo Gigione, diventerebbe. Bisognerebbe fare la voce di Topo Gigio che non so fare, che qualcuno la sa fare. Ma cosa vi dici voi? Pensa se fra qualche, non so, secolo si parlerà di linuseggiare, come di uno che nel corso degli anni cambia voce. Uno che nel corso degli anni parte da una voce grossa. Che c'è una zona di dove la gente tende molto a gigioneggiare ed è qui vicino in Svizzera, cioè non c'è mica il cantone dei Gigioni. Gigione, sono un bravo a te, Mauro, un bravo anche all'ascoltatore Fabio che ha segnalato il Gigione. Grazie Fabio. Chains of Love, le catene dell'amore, Ryan Adams su Radio yeah! DJ. Vai Ryan! Elio, visto bravo che hai un sacco di scartoffie davanti a te, vuol dire sì, che perché... oggi sei pronto per farci sapere il significato di qualche termine. Sì, perché dall'analisi delle curve dell'Audi Radio sì. si è visto che il picco più alto, ma non solo di cardialmente, ma proprio dell'interno. Io ho le curve a casa. Come sono? Sono delle 90, curve praticamente 60, sono sempre 90. Dritte, tranne che in un punto in cui c'è un apice, c'è un massimo. Corrisponde a... E pare corrispondere. Adesso non è ancora certissimo, però pare corrispondere all'appuntamento settimanale con Bada a Come Parli. Sì, di cui ricordiamo il termine della settimana precedente. Della settimana precedente era sburrare, che si è visto, anzi era sborrare, esatto. Sburrare perché e che si è visto cosa. Che non c'era niente di male, ma infatti, assolutamente infatti, niente di male, si parlava di un borro, di un certo, borro, di un canale. Senti, invece in questa occasione quelle parole. No, invece hai oggi, visto che è andato forte sborrare, allora parlerei di zurrare oggi, zurrare, che è un po' più. Non ne ho veramente idea. Non vi anticipo niente. E poi si parlerà anche di zimbello, ma soprattutto credo che l'attenzione verrà attirata dall'analisi del termine seno. Seno importante. Seno piace sempre, ci sono anche dei giornali intitolati. Sì, sì, sì. Mi ricordo il seno. Il seno. Ero molto contento quando trovavo nei cestini il seno. Cioè non il seno in sé, ma trovavo. Sì, no, perché se trovi giornale... un seno nel cestino non è bello. Sì, ma ti volevo chiedere, il seno di poi sì. è una che si è rifatta le tette poi. Sì, bravo. Sì, certo. Perfetto. È la tetta si ricorda. Da bere per tutti. Non importa cosa, ma offro io, andiamo, pubblicità, tra poco, grazie. Una canzone che sta vivendo una seconda giovinezza, This Boots Are Made For Walking, già cantata da Frank e Nancy Sinatra, credo Frank nei primissimi anni 70 o forse certo, fine anni 60, certo. Ripresa poi moltissime salse, fra cui questa nuova, un po' salsa, bella, nel Planet Funk, che non era salsa per niente. Vabbè, ma avete abbandonato niente. Poi le velleità salsa, voi musicalmente parlando? No, ma noi sai. Non abbandoniamo nessuna velleità, Carolinus, mai. Semplicemente visitiamo tantissimi generi e ogni tanto capita anche il genere salsa. È bello anche il genere, come si chiama? Disbuzza Made for Walking. Disbuzza. Ok, adesso attraverseremo il genere disbuzza. C'è una rubrica molto interessante che riguarda un appuntamento che sta arrivando, direi che è alle porte, cioè il Festival della Canzone Italiana. Va ora in onda Festival di Sanremo 2012. Prime indiscrezioni sui partecipanti, il regolamento e il retroscena di una kermesse sempre più festival. Bravo. E meno festival. E meno. Ma più o sempre meno. Più gara canora e meno pugna di canzoni. Insomma, ho sbagliato tutto. Linus! Bravo, ti ho contagiato quindi. Secondo il regolamento, quest'anno i cantanti meno votati, anziché essere eliminati, potranno invitare dei loro amici, anche non cantanti, ad esibirsi sul palco come big. Per esempio, Pier Davide Carone, featuring Lucio Dalla, ha già dichiarato che nel caso eviterà il suo commercialista, che è capace di muovere le orecchie e di incendiare le scorrenge con l'accendino. La cosa pazzesca è che incendia non soltanto le sue, ma quelle di tutti. Sì, in particolare un po' deludente che le orecchie le muove invece con le
le mani. Aia, però mi piace molto questa cosa di una cancella e scorreggi di tutti. Degli altri. Perché vuol dire che nel bello del teatro Ariston, con mille persone sedute, se per caso uno dovesse mollare o sganciare, lui si capisce dalla fiammata, dietro. Esatto. Che poi devi avere anche un certo occhio, perché devi capire chi sta per mollare, perché non è che la puoi incendiare quando è già nell'aere, devi incendiarla nel momento. E si capisce lì, non sai come lie to me, no? C'è la serie televisiva. Sì, tu vedi una piccola tensione sulla guancia e sai che quando uno si comincia a mettere un po' di traverso sulla sedia, perfetto gondola. Con occhio innocente, però. Quando ti siedi come la motonave Concordia. Esatto. A parte questi particolari un po' così, diciamo, grossolani, però un plauso agli organizzatori, perché finalmente c'è qualche cosa di nuovo al festival. Vero, si parla sempre di rinnovare il festival e poi non c'è mai nessuna novità. Veramente invece nuova, bellissima idea quello di invitare sul palco uno, non uno che canta, uno che si mette lì sulla sedia e guarda. Che poi pensiamo della canzone italiana, che è una canzone di tutti, non bravo! Però devo dire che artisticamente io avevo già apprezzato molto quella la rottura di quando, nel senso rottura della tradizione, quando è arrivato Lippi sul palco a non fare niente, a parlare di calcio. Ma quello come era ospite, già era una prova, un momento era artistico che ho apprezzato tantissimo. Era una prova. Certo. Posso infatti fare coming up sull'effetto gondola? Ieri mi sono arrischiato a fare una telefonata di lavoro mentre cagavo, pensando che sarei riuscito a sincronizzare i vari momenti, tipo quando l'interlocutore questo parla. Questo è un casa com'è stata? Però. Allora Sergione, la facciamo sta cosa o no? No! Diciamo ehi, ma sei in piscina, sento gente che si tuffa. Sento uno grosso che si tuffa. No. Diciamo che sono andato bene nell'avvicendarmi con quello che parlava nel momento dello sforzo, ma non ho sincronizzato bene il con lui. È stato un e quello mi sa che mi ha tradito, quindi chiedo scusa al mio anonimo interlocutore. Per la prima volta nella storia del festival i cantanti potranno decidere se cantare dal vivo oppure twittare. Nel secondo caso sarà sufficiente riassumere il testo e scrivere la musica all'interno dei famosi 140 caratteri. Per esempio ecco la canzone di Emma Marrone condensata in formato tweet: io ti amo e spero che anche tu. Musica zumpa zumpa. Io la voto già. È modernissimo questo festival. Retweet e ha già destato molto scalpore la candidatura nella categoria gruppi degli scalpore, una boy band di scalpore ionico in provincia di Cosenza. Titolo della canzone è Scalpore, ecco un frammento del testo: Corvo Rosso non avrai il mio scalpore. Non è trasparso a sufficienza il nome del gruppo. Gli Scalpore. È già polemica con i sindacati, che vorrebbero imporre per ogni esibizione un numero di direttori d'orchestra pari al numero degli orchestrali. In questo modo ogni musicista potrebbe essere seguito da un direttore e si sentirebbe anche amato. Se la trattativa dovesse fallire, è previsto che al termine di ogni esibizione ogni cantante dia personalmente almeno un bacino a tutti i professori orchestra e davanti e diventi suo amico su Facebook. Sì, ciao. Chiudiamo ciao, con questa. Gigi ciao. D'Alessio è ancora indeciso se presentare la canzone Respirare in coppia con Loredana Bertè o un inedito nuovo di Zecca. Assorde mammeta e zia fratello. Sempre la sorella di tua madre è zia di tuo fratello, questa è la traduzione italiana. In ogni caso è confermato che l'ospite internazionale per la serata di giovedì sera sarà Pulcinella. Che è abbastanza internazionale. Dopo la prossima canzone, che è dei Talking Heads, torniamo forse con un altro frammento di un cordialmente forse pista di lancio 1993. Forse. I Talking Heads su Radio DJ, le teste parlanti, Once in a Lifetime, canzone bellissima di ormai una ventina d'anni addietro. Stai ascoltando cardialmente Gigi Aleggiao, tutto a posto Elio? Sì, sì, abbastanza bene. Niente, praticamente ero su Twitter. Ero lì che stavo. E pare che questo genere stia prendendo piede, cioè le canzoni su Twitter. Tanto che pare, se ne parla solo, ma pare che il prossimo festival di Sanremo verrà fatto esclusivamente su Twitter. E vince chi ha più follower. Ah, ok, beh, giusto. Praticamente è molto più breve. Finisce tutto subito. Sono come gli ascoltatori, però le canzoni con dei testi da 140 caratteri. Tanto alla fine, senti,
scava, bravo, scava. Amore. Ma sì. Sempre le stesse poi cose. I ritornelli si ripetono, quindi già non devono. A parte gli Acchezzi, che invece tratta tutt'altri temi, sì, però dico, certamente. A parte lui, però sì, gli altri. Sì, che basta mettere una frase, poi scrivi per due, per sì, tre, per uno. Di La Terra dei Cacchi, cosa è rimasto? Italia sì, Italia no. Esatto. Metti già Italia sì, virgola no, e già hai tolto 5. E te ne avanzano ancora tanti. Secondo me siete tutti molto superficiali, perché per esempio Unica, il nuovo singolo di Venditti, non si riesce a sintetizzare 140 parole, cioè io non ce la farei. 140 caratteri, scusa, cioè, no, volevo dire 140 caratteri, cioè ce ne ci vogliono tutti per apprezzare. Che cioè, espressiva. Cioè, certo. Vabbè, però sono eccezioni, dai. Cioè, ma per dire, però non siate così superficiali. 1993 comincia cordialmente, in realtà questa non era neanche la prima puntata, era una specie di puntata di prova, infatti si capisce che fra il conduttore, che non so chi sia, un cretino con una voce enorme, super compressa, che parla come uno scemo. Hai messo uno e gli hai detto, fammi questa simulazione. Ciao ragazzi, eccoci qua. Perché voi vi ricordiate, con quello scemo lì, il programma veniva fatto nello studio quello grande? Non mi ricordo. Subito lì, no, praticamente. No, era il super piscinella con all'inizio. No? Piscinella all'inizio eravamo tutti condensati, è vero? Sì. Eravamo condensati. Ma era il Burned Studio, quello che poi è diventato Burned? No, e dopo... Noi siamo arrivati dopo il Burned. C'era già la vetrinetta, c'era già la vetrinetta con i modellini un po' carbonizzati. 93 era già un ricordo. E il nostro regista, il primo regista era... Davide Bonsanto? Davide Bonsanto! Ma Nicola Savino, ragazzi! Secondo. Il primo è Nicola Savino, il secondo Davide Bonsanto. Il primo Savino, ragazzi. Dai. Sì, allora sì, immaginatevi Nicola Savino con la faccia che ha adesso nella pubblicità, che sembra a risa, avete presente? Sì. Con gli occhiali e il nasone, senza occhiali, senza nasone, senza baffi, che premi i pulsanti, loro che parlano e uno che presenta, che non so chi sia, ma non solo però io. Bravo Savino, bravissimo tecnico. Bravo, se devo dire la verità. Forse migliore come tecnico. È che mi ricordo, Savino, che un giorno ci aveva o mi aveva dato dei consigli su battute o cose umoristiche, e io nel modo più gentile di cui ero capace gli avevo detto una roba del tipo: forse è meglio che fai il tuo mestiere. Allora, il titolo del programma che voi avete scelto, ma io mi dissocio cordialmente, pista di lancio, cioè, forse. Cordialmente perché? Perché noi siamo cordiali e bonari. Innanzitutto, se tu già lo annunci come cordialmente pista di lancio, cioè quando fai le altre cose, giornalino, quelle così, se io non sono convinto, e invece con noi dici cordialmente. Hai una bella voce, allora cordialmente perché? Perché noi siamo cordiali, quindi ci avviciniamo al pubblico radiofonico, diciamo, giovane, con un fare non, certo, non aggressivo, anche se eccetera, ma cordiale, cioè tipo: oi, ciao ragazzi, allora, che siamo qui insieme, è simpaticissimo, per un'ora, però dopo c'è, esatto. Allora c'è questa altra parte di titolo, pista di lancio, no, lancio aspetta. Di cosa? Ma aspetta te, pista di lancio, perché? Perché lanciamo cosa? Artisti. Sì, vabbè, adesso cerchiamo di avere delle ambizioni un po' più limitate. Cosa? Lasciate fare il produttore discografico a chi è capace di farlo. Noi abbiamo, e chi ha naso, noi abbiamo dire. Gli artisti, noi non facciamo i produttori discografici, noi siamo dei simbolici addetti al decollo. E che tipo di artisti Alina, vorresti lanciare? Se poi io lavorassi lì, noi ce ne abbiamo un carnet, di artisti, tipo che vabbè, adesso se anticipiamo, insomma, cosa esatto. Dire. Però abbiamo uno che inizia con cuore. DQR. Esatro. Ok. Iniziali, DQR. Un altro le inizierei di una codice. Un altro che inizia con M e finisce con Angone. Porco cane, questo è già difficile. Sono sempre quelli. Io farei da cosa anche per eliminare questo orrendo ricordo, spiegare chi era DQR che veniva più volte introdotto e magari mettere anche la canzone. Quindi a furor di popolo, questo è DQR, o meglio di Quinto Rocco, con Ti voglio molto bene, papà. Una canzone senza tempo, nel senso che per me è del 93, ma in realtà forse ed è 76. Potrebbe essere molto è un grande classico lì. Sì. Sono quei pezzi che superano la prova del tempo. Il nostro NDB, Nicola Di Bari. Papà, ti prego, non piangere. Non voglio vederti soffrire così. Oggi è Natale e non voglio che tu piangi. No, bambina mia, non sto piangendo. Mi fanno solo male gli occhi. No, papà.
papà, questo non è vero. Lo so perché tu piangi, è per la mamma che gli vuoi sempre bene. Dai papà, non piangere, vedrai che un giorno la mamma ritornerà. Beh, cuore mio, adesso andiamo a letto, perché sono già le 11 di sera e tu sei ancora sveglia. Ti voglio molto bene, papà. No, 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 bambina mia. No, sto piangendo. Mi fanno solo male gli occhi. Adesso vado a letto, ma dimmi, è vero che la mamma è bella come me? Sai, è la signora del secondo piano che me l'ha detto, è vero papà? Sì, piccola mia, tua mamma era un angelo, era bella come te. Perché tu dici che la mamma era un angelo? Oh piccola mia, anche tu hai diritto di sapere la verità. La mamma non c'è più con noi e sta in cielo. L'ho sempre pensato papà, ma non ho pianto mai davanti a te, per non farti soffrire molto di più. No bambina mia, non piangere adesso anche tu. Vieni, abbracciami e stringimi forte a te. Ti voglio molto bene papà. No, 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 bambina mia. No, sto piangendo. Mi fanno solo male gli occhi. Buonanotte, papà. Buonanotte, cuore di papà. No, 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 bambina mia. Hai aspettato troppo, è troppo, più. Troppo. No, oh, 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 bambina. Di Quinto Rocco, ti voglio molto bene, papà. Radio DJ, gli albori. Cordialmente, pista Lino. Di lancio, forse. Questo era il vecchio titolo. Ora siamo arrivati a Cardialmente Gigione Giavo, passando attraverso mille altri titoli che forse ricorderete. Scusami se ti interrompo. Yes. Devo dirti che, riavendo risentito quei due pazzeschi frammenti preistorici della prima Cordialmente, cioè è bello sentire che quasi tutto è rimasto anche come spirito invariato, a parte la voce del conduttore. Sì, che, sì, che, sì, per il resto che questi, quasi tutto uguale, che incredibilmente confusione. Invecchiando e ringiovanita. Le carisi strane. Io sono arrivato qui questa sera con una sola speranza nel cuore, speranza completamente ormai delusa, disillusa, e cioè che non ci fosse l'appuntamento con il quiz, perché ragazzi, ho una certa età, ho avuto delle giornate veramente impegnative, sono stanco, io non ce la faccio. Poi dopo le vostre prestazioni, sì, ma Linus, però senti, scusami, sono stato annichilito cardialmente, cioè dal punto di vista cardiaco tu sei quello messo meglio, credo, forse il faso, quindi sei il più adatto a affrontare una prova che mette a dura, a dura prova il cuore. Ma qui è più il cervello che il muscolo cuore. Cardiaco. Sì, è più il cervello che il cuore. Io ma non tu, ce l'ho più. Linus, guarda, io l'altra volta ce l'ho quasi fatta. Sono crollato a quattro domande dalla fine, tre volte di seguito, perché chiaramente ho sentito la pressione dell'incontro, capisci? Cioè, l'ho vissuta. Qual era la domanda? Ah, Rocco Siffredi, forse. Sì, Malgioglio. Malgioglio Siffredi, chi non è Buliccio? mi hai messo in crisi. Comunque, quello che volevo dirti, Linus, tu non devi affrontarla col cervello, devi affrontarla con la pancia, proprio, capisci? È una cosa proprio viscerale. Vabbè, questa, sì, ma non ce l'ha la pancia. Non ce l'ha la pancia, allora, perché corre troppo in bici. Forse conviene cambiare concorrente, allora, perché non. Allora, il meccanismo? Meccanismo, ricordiamolo, ci sono i soliti maliziosi che dicono che assomiglia un po' tanto al gioco di Paolo Bonolis. Comunque, diciamo, non diamo. Ci sono 3 minuti, ci sono 21 domande, e per rispondere correttamente bisogna dare la risposta sbagliata alla domanda che viene posta. Entro tre secondi, okay. Pena il ricominciamento. E poi c'è un titolo che è di particolare impatto emotivo. Vai con la sigla! Va ora in onda Avanti un Pasquale,
il gioco della risposta sbagliata, che solo con fantasia maliziosa si potrebbe descrivere come la copia del gioco finale di Avanti un altro di Paolo Bonolis. Oh yeah. Pone le domande Rocco Tanica. Guarda con che sguardo sadico, fai azzerare il cronometro, ok? Siamo allora pronti. Come dice Paolo Bonolis, ma non per questo motivo, è la stessa cosa. Solo perché è un nostro amico. Quando sei pronto, andiamo. Sono pronto, dai. Plinsky o Plin Plin, com'è Iena? Plin Plin. Crociata o crociera, dove non si naviga? Crociata. Plinsky o Plin Plin, com'è Iena? Plinsky o Plin Plin, com'è Iena? Plin Plin. Crociata o crociera, dove non si naviga? Crociata. Plinsky o Plin Plin, com'è Iena? Dove non si naviga. Ah, che sono stanco, ragazzi. Plinsky o Plin Plin, com'è Iena? Plin Plin. Crociata o crociera, dove non si naviga? Crociera. Carta igienica o antigenica, con cosa ci si pulisce? Antigenica. Serpente o battente, qual è il participio presente? Serpente. Il milione o il miliardo, cosa ha scritto Marco Polo? Il miliardo. Lugano o Luganega, cos'è in Svizzera? La Luganega. Germain o Peppino, chi è fratello di Michael Jackson? Peppino. Cream pie o apple pie, qual è un genere porno? Apple pie. Capperi o Pinoli, qual è un'esclamazione? Pinoli. Rincula o Ricola, qual è una caramella? Rincula. Carraio o Carnaio, com'è il passo? Carnaio. Ciubecca o Giudecca, chi è peloso? Giudecca. La calca o la cacca, cosa si fa in privato? La calca. Futon o Futomachi, quale non è come il futon. Plinsky o Plin Plin, come Iena? No, che pirla! Plinsky o Plin Plin, come Iena? Plin Plin. Crociata o crociera, dove non si naviga? Crociata. Plinsky o Plin Plin, come Iena? Plin Plin. Crociata o crociera, dove... carta igienica o antigenica? Antigenica. Serpente o battente, quale participio presente? Serpente. Il milione o il miliardo, miliardo. Cosa ho scritto? Lugano, Luganega, Germano, Peppino, chi è Peppino. Fratello di Michael? Cream pie o apple pie, qual apple è un genepolo? Capperi o Pinoli, qual è un'esclamazione? Pinoli. Rincula o Ricola, qual è una caramella? Rincula. Carraio o Carnaio, com'è il passo? Carnaio. Ciubecca o Giudecca, chi è peloso? Giudecca. La calca o la cacca, cosa si fa in privato? La calca. Futon o Futomachi, futon. Quale... Plinsky o Plin Plin, come Iena? Come me. Crociata o crociera, dove crociera. Non si naviga. Carta igienica o antigenica? Antigenica. Serpente o battente, quale partecipante? Il milione o il miliardo, cosa miliardo. Ha scritto Marco Polo? Lugano, Luganega, Luganega. Germano o Peppino, chi è fratello? Cream pie o apple pie? Apple pie. Capperi o Pinoli, qual è un'esclamazione? Rincula o Ricola, qual è una caramella? Rincula. Carraio o Carnaio, come il passo? Carnaio. Ciubecca o Giudecca, chi è peloso? Giudecca. La calca o la cacca, cosa si fa in privato? La calca. Futon o Futomachi? Futomachi. La California o l'Illinois, qual è in Toscana? L'Illinois. Bang Bang o Gang Bang, qual è una canzone? Gang Bang. Sì o no, quale risposta non è affermativa? Sì. Cammello o scoiattolo, chi rumina? Scoiattolo. Cold o caldo, quale dei due significa freddo? Caldo. Formaggio o fontana, cos'è la fontina? Fontana. Sul gong, sul gong, record personale. Ma mi fa notare Faso che c'era una domanda con la risposta sbagliata, ma mi sono corretto in tempo perché l'avevo riscritta. Ah, bellissimo. Che era così: cammello scoiattolo, chi rumina? Volpe. Volpe. Perché avevo messo prima la volpe, poi l'ho sostituita. Cazzo, che fatica, ragazzi. Bravo, bello, bravo, onore salvo. Salvo. Record personale. Bravo, Lino. In onore salvo. No, tra poco, grazie. Open up questa canzone, il gruppo si chiama Pieces of Shit, che si può tradurre Pieces of Shit, ce l'ho. Pezzi, pace, pezzi di scheda, pace, paci, paci di lenzuola. Bravo, pezzi di lenzuola. Paci di lenzuola. Pensavo di scheda io, pezzi di scheda, perché shit mi viene in mente l'unica volta in cui ho avuto la brillante idea, anzi qualcuno l'ha avuta per me pensando di farmi cosa gentile, di ricamarmi le iniziali sulla camicia. Sapete che c'è questa cosa che fanno certo. Tanti, insomma, certo. Fa un po' per sola serie, no? Si fa fare le camicie. Sì. Sì, ho già capito. Nel mio caso le iniziali erano Pasquale di Molfetta. PDM. Ciao. Vi lascio l'interpretazione. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi. Sono PDM. Ciao. Ma non potevano fare oppure on, cioè o
ODL on the line. Così. Allora Elio, parlando di origini di termini, insomma, origini di termini. È il momento dell'etimologia. È il momento dell'etimologia, è il momento della rubrica Bada a come parli. Ah. Una rubrica di servizio pubblico che però paradossalmente si svolge, va in onda da un'emittente privata. Dai, perché? Certo. Perché il servizio pubblico in Italia non esiste fa più, ragazzi. Il suo lavoro. E per cui ci devono essere dei volontari che però percepiscono soldi, diciamo dei volontari che prendono soldi, come me, diciamo, sì. Come noi. Guarda che ti faccio notare una cosa, la cultura privata del suo spazio sulla rete pubblica finisce sulla rete privata. È pazzesco. Grazie. E comunque si parla sempre di rete, vabbè. Allora, niente, aumentano quindi tantissimo i termini di cui il pubblico chiede il significato, perché poi uno parla e non sa esattamente che sì, cosa ha detto. Perché con tutti questi social networks, con i messaggini, col telefonino, la gente parla usando 50 parole. Bravo. Appena uno ne usa una, appena non troppo diffusa, la gente non sa. Twitter. Ad esempio, sborrare, no? Tutti questi giovani che continuano a dire sborrare. Adesso che abbiamo detto esattamente cosa vuol dire, vedrai che non ne parleranno più. Guarda, perché... ho visto i grafici di Twitter, c'è stato un crollo verticale dell'uso della parola sborrare, adesso che si è capito che non è proibita. Perché il giovane cosa fa quando è col telefonino? Scrive le parole proibite. Vietato! Per sentirsi fa quello che è. Bravo, ma poi alla fine le parole in qualche modo, perdonatemi il termine, sì, gli sborrano dalla mano. Bravo! Perché scaturiscono, vengono fuori da sole, certo. Ora, in questo momento fate un piccolo break anche psicologico e storico e pensate al 93. Il Linus del 93 che diciamo qui con sborriamo delle parole. E il Linus del 2012 che dice le parole sborrano dalle mani. Andate pure avanti. Allora, iniziamo con il termine più facile che ci viene chiesto da Luigi Pulci, che è Zedoaria, è uno che ci ha chiesto cosa vuol dire Zedoaria. E Zedoaria, vedi Zettovaro. Ah, e quindi finito. C'è una prossima volta. Vai a vedere questo paese che si chiama così, forse. Zettovaro, non so cosa voglia dire. Poi c'è Franco Pappataci invece che ci chiede il significato di Zoilo. Io non lo voglio conoscere. Allora, Zoilo è il nome proprio di un antico critico greco che era celebre perché si accaniva nel censurare Omero. Immaginatevi un critico che censura Omero. Deficiente. Ma quindi c'erano già i tempi i rompicoglioni, esatto. E oggi questo termine si usa per designare un critico cattivo e invidioso, quindi tutti. Com'è il termine? Zoilo. Linus, quando ti sta sulle palle uno sei uno Zoilo. Bene, Zoilo, passiamo. Zoilo, di te la pista paura. Invece passiamo a termini che sono stati chiesti da più di uno, sì. E cioè qui sono 153 le persone che hanno chiesto il significato del termine zurrare. Zurrare. Posso dirti, io sono uno di quei 153. Lo sapevo. Perché c'era scritto Rocco Tanica e altri 152. Ma non è azzurrare, no. Zurrare. Perché per esempio nel calcio dicono gli azzurrabili, cioè quelli che potrebbero andare in nazionale. Ah, certo. No, non è quello. No. Zurrare. Dal latino surire in Apuleio, e cioè essere in caldo, in frega. In italiano essere in ruzzo. Cioè eccitati? Non lo so. Perché essere in caldo, in frega. Però ci lasci un po' così. Sì. Ragazzi, sono semplicemente un tramite. Cioè io sono faccio la tramite tra il dizionario etimologico e voi. Certo. Ma passiamo ai termini più chiesti. Questo è stato chiesto da 1789 persone, tra cui tu, Rocco Tanica. Zimbello. Zimbello. Allora, così dicesi, Linus, ascolta bene, l'uccelletto di richiamo che si fa svolazzare legato presso le reti per allettare gli altri uccelli. Cioè praticamente tu leghi un uccellino, uno zimbello, a una rete per attirare gli altri uccelli e poi gli butti la rete addosso. Cioè praticamente questo zimbello, pensateci,
è l'esatto contrario dello spaventapasseri. Bravissimo. Cioè lo spaventapasseri gli fa andare via, lo zimbello, cioè lui è lo zimbello degli spaventapasseri. Bravo. Bravissimo. Perché non fa scappare nessuno. È la cattiva passere. Esatto. Quindi figurativamente questo è la tirapassere. La tirapassere potrebbe essere una bella donna nuda che si agita legata a una rete, che quindi fa avvicinare altre donne nude convinte che sia un ambiente favorevole alla donna se nuda. Se c'è lei ci sarà un motivo. Ci possiamo stare anche noi. Ma passiamo al termine più chiesto della settimana. Siamo sempre a Bada come parli e il termine più richiesto della settimana da 158 milioni e 700 mila circa persone, perché non ci sei anche tu. Vabbè, lì è seno. Vabbè, questo è ovvio, perché il seno piace in Italia e anche all'estero. Allora, il seno propriamente è il lembo della toga romana, rigonfio e pieno di pieghe, che si formava quando gettavasi la toga intorno al braccio. Pazzesco, eh? E con questo si teneva insieme, di modo che in questo lembo, come in una tasca, si potevano porre e nascondere varie cose. Quindi la parte del corpo che si trovava sotto queste pieghe, cioè il petto, viene detto seno. Ah, è pazzesco. Poi quindi per estensione anche ai golfi, ai seni e alle tette. L'insenatore e le tette. Quante cose che ci insegni. Bene, pazzesco. Bene, bene. Siamo nella mezz'ora di divulgazione di Cordialmente, tant'è che dopo la prossima canzone sarà il momento anche di Che storia c'è? No! Yeah. Questa è Radio DJ, cardiamente no, Gigi Reggiavo, sì, magari eravate un po' distratti, invece no, eccoci qui pronti per ricordarvi che tutte le volte a quest'ora più o meno arriva l'appuntamento con Che Storia Channel, che ha anche un rituale fisico che corrisponde in questo. Allora, io ho il documento fra le mani, sto per leggere il documento, ma la sigla viene pronunciata sempre da Faso e non può farla prima che io gli allunghi il foglio. Certo e che talvolta io passa come adesso. Esatto, grazie Sergione. Quindi perché va ora. Beh, questo, scusa, ti interrompo, questo si è, diciamo, una, come si dice, una soluzione dovuta alla variazione di dimensione dello studio. Una volta me lo passavano direttamente. Adesso siamo nello studio extra large, ci vuole un taglio, come si dice nel gergo del baseball. Guarda, allora, dico, di qui a 10 anni sarà così. Quindi adesso Che Storia Channel, ovvero. Perché esatto. Allora, quindi favore in onda Che Storia Channel, ovvero se te lo sei perso te lo raccontiamo noi, anche se lentamente stiamo maturando il sospetto che non te ne freghi più di tanto sì della cultura e di tutto il resto, perché a te in fondo basta indossare un paio di occhiali scuri, i pantaloni ciappa merda e ti senti a posto. È così, Linus. Grazie. È un po' di amarezza, eh. Nel 952 Ottone II intraprese una campagna in Italia e si fece incoronare re. Durante la battaglia per la conquista di Pavia perse due dei suoi più valorosi cavalieri: Ferro, ucciso dall'umidità dei boschi, e Stagno, che venne piegato dai nemici. Che tristezza. Ma Stagno tipo, se faceva molto caldo colava, era un po' più morbido come... Nel 974, quindi più di 1000 anni fa, alcuni sarti dell'epoca mostrarono a Ottone un indumento innovativo per i soldati: un paio di pantaloni con la vita bassissima e con le tasche dietro le ginocchia. Ottone si infuriò, fece decapitare gli stilisti e vietò la moda, che infatti per tanti anni non c'è stata più. Luigi XIV, e cioè il Re Sole, mangiava tantissimo. Ecco il menù di una sua tipica cenetta: 12 ostriche, 4 minestre, un fagiano, montone al sugo, uova sode e pasticcerie. Considerando che nel frattempo a Parigi 20.000 persone morivano di fame, alcuni storici sostengono che fosse anche uno stronzo. C'è questa teoria, poi gli storici poi c'hanno delle posizioni a volte contrastanti. Popolo fame! E chi se ne fotte? No, dategli le brioche. Luigi XIV amava essere aggiornato sull'economia della Francia e degli altri paesi. Per questo motivo gli amanuensi di corte scrivevano ogni giorno per lui il Re Sole 24 ore, un giornale economico redatto apposta appunto per lui. Pazzesco. Vediamo con questa: Luigi XIV era ossessionato dall'estetica e imponeva che qualsiasi cosa fosse in stile regale. Per assecondare il sovrano, l'alchimista di corte Antoine Le Calcul inventò un detersivo per stoviglie chiamato Re Sole Piatti. Pazzesco. È incredibile questa, gli però antichi. Poi lo manteneva le promesse e diventò il Re Sola. Ciao musica. Buonanotte. Guarda, metterei la sigla se non fosse che tra poco arriva Mangone. Posso dire anche che non sono passati in vano 20 anni. I'm gonna pick up the pieces.
Radio DJ cardialmente, questo era Ed Sheeran, il giovane con i capelli rossi. Buonasera Mangoni, bentornato. Buonasera a tutti. Ti ho visto particolarmente assente questa sera, nel senso che, spiego agli ascoltatori, c'è questo rito, no? Per cui tutte le volte tu arrivi un po' prima con noi, scegli la canzone e poi ti ritiri nei tuoi appartamenti, la provi e a seconda, esatto, di quanto è difficile, a un certo punto ti presenti qui. Ci sono delle volte che tu dopo mezz'ora sei già qua, esatto, altre volte arrivi qui quando mancano 20 minuti. Qui ti hanno dovuto chiamare. Cosa vuol dire? Che è particolarmente impegnativa? No, c'è stato un punto che mi ha messo un po' in crisi, perché indicalo col dito. E col dito, col dito è questo, perché Michael, sì, che è il cantante, Michael Jackson. Esatto. The Way You Make Me Feel è la canzone, e c'è un punto che lui, devo dire, dice qualcosa ma che non si riesce a capire rispetto al testo. Possiamo dire una cosa, per carità, adesso insomma lo ricordiamo tutti con affetto eccetera, ma quando parlava non si capiva un po' un cazzo. Io non voglio fargliene una colpa, per carità, poi una grande artista che non c'è più, però grazie Michael Jackson. Grazie Michael Jackson. Ti volevo chiedere, Mangoni, ma quindi questi piccoli trabocchetti tu te li segni anche sul testo? Sì, me li segno. Ma questa cosa deriva dalla tua attività di sciatore? Cioè tu prima di fare uno slalom, per esempio, fai come quelli lì concentrati, esatto, cioè, bravo, che ripassano, esatto, tutte le porte? Esatto, faccio uguale. E come la sciatrice croata, poi mostri. Ci fai vedere il reggiseno. Beh, quello sempre. Vai, ok, prego. The Way You Make Me Feel, versione Mangoni, cardialmente Gigi Reggiavo. Che significa? Sta contando. Sì. Tutto parte della coreografia. Yeah. Però l'ha fatto, dove andare? Gondo? Gondo? Gorgon. I pretty baby with the high heels one. You give me fever like I never have known. You're just the product of loveliness. I love the groove of your walk, your toy, your dress. I give you fever from my around. I feel you hugging my car and we build it down. Just kiss my baby and tell me twice that you're the one for me, the way you make me feel. Potrebbe essere l'originale, tra l'altro. You know me, all my fears. My lonely days are gone. I live the feeling you're giving me. Just hold me, baby, and I'm in ecstasy. Really falling from 9 to 5. To buy you tea, to keep you on me by side. I never feel here love before. Just promise, baby, you'll love me forevermore. I swim, I keep you satisfied. Cause you're the one for me, the way you make me feel. Bravo. You really told me once. Grande Mangoni. You know me off of my feet. Bravo! Pazzesco, bravissimo. Se c'era un inciampo io non l'ho sentito, no, dov'era? No, cioè, c'era? Non c'è stato. Era che se voi sentite la versione, cioè like I never ever known, ma sì, non si capisce cosa dice. Okay. Allora io, cioè, che so, ho una certa età, però comunque seguo i social network, in particolare seguo il Telefax, che è un social network un po' più lento, perché comunque devi aspettare che faccia. Certo. E Twitter, che invece è un po' più veloce. Ho visto che sia su Telefax che su Twitter la gente si lamenta perché dice: cosa annunciate a fare un karaoke di Mangoni se poi mettete l'originale? No, amici, non era l'originale, era proprio Mangoni che cantava. Certo. Sì, ma devi star lì a sentire, allora, perché adesso, la differenza. Vi dico una cosa che finalmente capisco di cosa si tratta, perché ero giù di sotto e prima di entrare in radio incontro un trafelatissimo postino che mi consegna un telegramma di Quincy Jones con scritto: thank you.
Non capivo cosa volesse dire adesso che certo. Ho visto, ma hai capito? Cioè, ma tutto si vede che lo sapeva, è pazzesco. Conosci il cugino di Quincy Jones? 14 Jones, no. Abbiamo messo il disco prima, scusa. Ah, chi è? Di Quincy Rock. Quincy Rock! Sigla, abbiamo finito! Grazie! Buonanotte, grazie! Un applauso che non scema! Bravo! Bravo! Buonanotte! Fino alla fine, dai, ti metto duro! Sai cos'è questo invece? L'applauso scema! L'applauso che scema! Abbiamo finito, ci risentiamo lunedì prossimo alle 21.30. Secondo me, se ci ha ascoltati Alex Farolfi, un po' è guarito. Sì, perché sa che chi va via. A domani, grazie, buona giornata. Ciao a tutti. Bravo, arrivederci, ciao.